Alberto Biancheri, possiamo dire, signor Sindaco, ormai complimenti, manca il dato definitivo, ma il trend ha confermato il primo turno. Un primo commento su questo risultato. È una vittoria importante che ho condiviso con tutti. Per me è una grande soddisfazione, è un lavoro fatto di tante persone che abbiamo condiviso insieme, è una grossissima soddisfazione. Un messaggio ai sanremesi. Ma io credo che questo, sicuramente noi da domani ci metteremo a lavoro, ma credo che questo progetto veramente serva l'aiuto di tutti, anche di chi si è candidato sindaco con me. Su questo vorrei anche ringraziare Gianni Berrino, perché malgrado tutto, al di là delle ultime settimane che si sono alzati un po' i toni, per me è stata una persona corretta, e di questo lo ringrazio e mi auguro anche di poter collaborare con lui. Ma per far sì di far ripartire questa città ci vuole anche l'aiuto dei sanremesi, la loro forza, perché ci aspetta una sfida difficile. Stanotte si festeggia, quando al lavoro? Stanotte si festeggia a Qual Point, in maniera qualche bicchierata tra amici, e da domani a lavoro. La squadra quando? La squadra entro settimana prossima sicuramente, cioè almeno 10 giorni ci vorranno. Queste due settimane ha mai messo in dubbio la vittoria? Ma devo dire che io non mi sono mai posto come vincitore, ma malgrado anche il grande punteggio, i 20% di punti, perché comunque sono abituato a combattere fino all'ultimo e secondo me non ho voluto allentare la guardia da parte di nessuno. Dovevamo correre queste due settimane, Berrino era un ottimo candidato e non mollava anche lui, le ultime due settimane anche lui ha fatto una bella campagna elettorale, perciò dovevamo starci dietro e non perdere terreno. Un anno fa lo avrebbe detto che questa sera si trovava qui con questa vittoria? No, assolutamente no. Complimenti, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Gianni Berrino, allora quale commento al termine di questo ballottaggio? Ma il commento è positivo, certamente non sono contento di aver perso, però in un ballottaggio uno vince e l'altro perde. Teniamo nel cuore le cose positive di queste elezioni politiche, che è stato il ricompattamento del centrodestra Sanremo anche con l'ingresso della Lega per il ballottaggio, un risultato comunque controtendenza sul livello nazionale, visto che Sanremo l'abbiamo portato al ballottaggio col centrodestra pur essendo partiti in fortissimo ritardo, e quindi poi i sanremesi hanno fatto la loro scelta, io penso sull'onda di questo renzismo fortissimo che ha fatto sì che in Italia vincesse il centrosinistra ovunque. Non ho rimpianti, ho tanti ricordi positivi, ci teniamo stretto il risultato molto positivo dei nostri partiti al primo turno, quindi il 20% di Forza Italia, l'8,8% di Fratelli d'Italia, riprenderemo dai banchi dell'opposizione, perché naturalmente non è che la politica finisce per una sconfitta, si ricomincia sempre, perché noi abbiamo il nostro interesse da difendere che è Sanremo, abbiamo il nostro interesse che è quello del centrodestra sanremese, e quindi faremo di tutto per fare una buona opposizione costruttiva ma anche critica, come nel nostro stile. In queste settimane non c'è stata in città alcuna negatività verso la persona Gianni Berrino, che ha ricevuto stima un po' da tutte le parti, quindi cosa è mancato? Solo questo discorso di Renzi a livello nazionale o qualcos'altro? Ma vuol dire, l'altra faccia della medaglia di Renzi è il decadimento elettorale del centrodestra, quindi a uno si affianca l'altro. È chiaro che se sale Renzi sale il centrodestra. Io ho avuto la mia possibilità di candidarmi nel 2014, quando in tutta Italia il centrodestra non è mai stato così basso, quindi pazienza, sono felice di aver raggiunto comunque oltre il 30% a ballottaggio, il 30% al primo turno, quindi teniamo, senza dire che hanno vinto tutti, però ci teniamo questo risultato positivo e speriamo che la compagine di Biancheri riesca almeno a fare quelle cose che ha promesso in campagna elettorale, questo per il bene mio come sanremese e per il bene quindi di tutta la città. Ecco, parlavamo dell'opposizione, che opposizione sarà? Ma sarà quella che ho sempre fatto negli scorsi 5 anni, quindi non ad personam ma contro le cose che a me non piacciono, quindi contro la parte di programma di Biancheri a cui sono assolutamente contrario. Sarà un'opposizione anche politica, come nel mio stile, perché secondo me anche in amministrazione, lo dico anche adesso che ho perso, la politica non si può mai scindere dall'amministrazione, quindi vigileremo senza mai fare le cattiverie degli altri, senza mai fare esposte alla Procura della Repubblica o alla Corte dei Conti, come nello stile di altri, non certo il mio. Buon lavoro. Grazie.